Record in casa e platea televisiva per il primo derby cinese, che è anche il primo alle 12.30. Pioli ritrova Gagliardini, c'è però il palo di Deulofeu a spaventare l'Inter nel primo tempo. Poi però sul lancio proprio del rientrante centrocampista ex Atalanta si addormenta un po' De Sciglio, troppo tenera la sua posizione a Candreva, scattato in posizione regolare, Donnarumma non esce, lo beffa Antonio Candreva in gol come all'andata, Inter in vantaggio al minuto 36, Inter che raddoppia sulla combinazione tra Perisic e Icardi, Perisic sfugge a Calabria, guarda in mezzo il movimento di Icardi sul secondo palo, in ritardo De Sciglio, arriva il primo gol in un derby per Maurito Icardi, Inter che va al riposo sul 2-0. Nella ripresa il traversone con il destro di Sugio, la zampata di Romagnoli che riapre il derby al minuto 83, primo gol in campionato con la maglia del Milan per Romagnoli, poi Rosato prolunga il recupero di 2 minuti da 5-7 e sulla spizzata di Bacca arriva il gol di Zapata, la Goal Line Technology assegna il 2-2 al Milan, finisce così con i gol di 2 difensori centrali, il Milan riacciuffa il pari nel recupero come l'Inter all'andata.